Gli ambulanti di Confcommercio Cuneo hanno riconfermato alla guida Gualtiero Chiaramello. Quanti anni è stato presidente degli ambulanti a Cuneo e adesso che lavoro vi aspetta? 10 anni. Il lavoro che ci aspetta è quello di riuscire a capire come poter organizzare meglio la ripartenza, organizzare meglio i mercati. Abbiamo rinnovato anche la squadra come vicepresidenza, come ci sono delle new entry come giovani che portino idee nuove. La ripartenza speriamo che sia presto, che ci siano più certezze soprattutto, perché il nostro problema è quello negli approvvigionamenti, come fare gli acquisti, basarci sulle quantità. E tutto non è semplice perché non ci aspettavamo la seconda chiusura, ma è arrivata anche la terza. Per E adesso per l'autunno? l'autunno sembra che il discorso vaccini stia funzionando abbastanza bene, non si prospettano chiusure. Speriamo di essere, uno, accompagnati dal tempo, due, che la gente sia un pochettino più invogliata agli acquisti. Dal punto di vista ristori e aiuti, vi è arrivato qualcosa? Come sta funzionando? Riuscite a lavorare? Ma riuscire a lavorare da quando siamo aperti, stiamo lavorando. Qualcuno è riuscito a prendere ristori, erano calcolati in base a un fatturato e veniva calcolato che ci fosse una perdita superiore al 30%, chi è arrivato ad esempio al 29% non ha preso nulla. Questo è uno degli, ad esempio il mio caso. Quindi abbiamo avuto un contributo dalla regione, abbiamo avuto il primo ristoro, fine. Avete dipendenti, eventualmente dipendenti come sono stati trattati? Nel mio caso non abbiamo dipendenti, chi ha dipendenti bene o male è riuscito a mantenerlo, qualcuno però è stato costretto a lasciare a casa. Ringraziando la maggior parte degli operatori che ha dipendenti sono nel settore alimentare, che è stato meno penalizzato perché durante il lockdown loro potevano comunque operare. Ci sono altre criticità in vista per quanto vi riguarda come associazione? C'è la criticità dei mezzi. Quelli che sono Euro 0, 1, 2, 3, 4 hanno dei vincoli per la circolazione. Il problema è che sostituire in tempi rapidi, ben ci fossero disponibilità, un parco mezzi del genere è praticamente impossibile. No? Perché tipo su questo mercato sono presenti 300 operatori. Credo che siano un 60% con mezzi che siano perlomeno Euro 4, se non di più. E questo vuol dire non avere nemmeno la reperibilità dei mezzi. Lo stop è dalle 8.30 alle 18.30. Questo vuol dire che possiamo sia entrare perché arriviamo tutti prima, ma se devo aspettare in tutti i mercati fino alle 18.30 vuol dire star fermi sulle piazze o sul parcheggio fino alle 18.30, cosa che non avrebbe senso perché uno occupiamo parcheggi, due siamo lì a far nulla, mentre l'uscita speriamo che venga consentita in tutte le sette sorelle che sono quelle che aderiscono, cioè i comuni che superiori a 10.000 abitanti.